Ciao, questa volta ci spostiamo in Liguria con un piatto unico e irresistibile, il pesto alla genovese con patate e fagiolini, un vero tipudio di sapori. Scopriamolo insieme. Partiamo subito con la realizzazione della nostra salsa. Ecco, io ho scelto il metodo più tradizionale, ho scelto il mortaio, nel quale inserirò il basilico precedentemente sfogliato e lavato, i pinoli, indispensabili, il formaggio grattugiato, quindi grana e pecorino, mezzo spicchio di aglio e comincio con un po' di olio. Voilà, con l'aiuto di un mortaio andiamo a faticare. Giunti a questo punto andiamo ad aggiungere qualche cubetto di ghiaccio. Per quale motivo? Per evitarne l'ossidazione. In effetti esistono diversi modi per preparare il pesto, uno dei quali prevede la sbianchitura in acqua bollente. Io preferisco evitarla, preferisco le foglie di basilico fresche, ma allo stesso tempo vado a compensare, quindi a ovviare il processo di ossidazione aggiungendo del ghiaccio. Aggiungo il restante olio, un pizzico di sale e veramente pochissimo pepe. Il nostro pesto è pronto per essere utilizzato. Passiamo ora al taglio della patata, in precedenza pelata. Andiamo a ricavare dei piccoli cubetti che poi sbiancheremo per pochissimi secondi in acqua bollente. Per la mia porzione è sufficiente questo quantitativo. Andiamo praticamente a immergerle in acqua bollente. Allo stesso modo farò con i fagiolini. Questa volta però li inserirò all'interno dell'acqua interi e li tagliuzzerò più tardi. Quindi, trascorso il tempo necessario per la cottura dei fagiolini e delle patate, ricordiamoci sempre di lasciarle croccanti, andiamo praticamente a immergerle nell'acqua fredda dove in precedenza ho aggiunto del ghiaccio. In questa maniera blocchiamo la cottura. Siamo quindi pronti per calare la porzione di bavetta. Aggiungo il sale e la lasciamo cuocere per circa 5-6 minuti. Vado a questo punto a prelevare i fagiolini ormai freddi sul tagliere e li taglierò a piccoli quadrotti. Arroventiamo una padella sul fuoco, aggiungiamo un filo di olio extravergine e lasciamo rosolare all'interno mezzo spicchio di aglio schiacciato. Andiamo praticamente a spostare, a trasferire le patate e i fagiolini all'interno della padella, li insaporiremo, li condiremo con del sale e del pepe e aggiungeremo dell'acqua. Una volta che l'aglio sarà biondo, aggiungiamo i fagiolini e le patate. Fate in modo che si senta sempre questo sfrigolare all'interno della padella, è fondamentale. Un pizzico di sale. Saltiamo per qualche minuto, dopodiché andremo ad aggiungere l'acqua di cottura della bavetta e realizzeremo una piccola salsa nella quale completeremo la cottura della pasta. Rimuoviamo l'aglio e aggiungiamo l'acqua di cottura. Questa tecnica è un po' più innovativa e ci consente di creare l'amalgama giusta all'interno della padella. Importante però è utilizzare un pesto che sia freddo, infatti io l'ho messo in frigorifero, e che il fuoco della padella sia chiaramente spento. Questo per evitare che il pesto si possa in qualche modo dissociare all'interno della salsa stessa, quindi evitando così che l'olio si distacchi dalla parte solida. Vado a scolare la bavetta e cominciare a risottare la pasta sul fuoco più grande, in modo che il calore incida maggiormente in questa fase. Ecco, una volta che la pasta ha assorbito tutta la sua acqua, è pronta e la spegniamo. La lasciamo intiepidire qualche secondo in modo da abbassare leggermente la temperatura, dopodiché possiamo finalmente aggiungere il pesto. Io intanto vado a prenderlo in frigorifero. Eccomi, ci sono. Prendiamo la padella, ancora qualche salto e aggiungiamo il pesto all'interno. Andiamo a mantecare ancora un po'. Ecco, questa cremosità è data appunto dalla cottura della pasta risottata che prima vi ho spiegato. Una vera e propria
goduria. Prendiamo il piatto ed impiattiamo. Facciamo un bel nido. Occhio a chiuderlo bene. E andiamo ad irrorare con questa bellissima e profumatissima salsa. Che ve ne pare, non è invitante? Aggiungiamo quindi del basilico fritto. Sporchiamo il piatto perché io sono un pasticcione, anche se non sono pasticcere. E voilà, il piatto è pronto.